benvenuti, grazie per la vostra presenza. Oggi accogliamo con grande piacere la scrittrice Melissa D'Agostà. Grazie, buonasera e benvenuta. Benvenuta. Insieme a lei per accompagnare la presentazione ci sarà Barbara Verza. Bentornata Barbara, grazie. E salutiamo anche le interprete Sonia Forin che ci aiuterà nella produzione. Grazie a tutti e buona presentazione. Bene, allora possiamo? Sì. Dunque, buonasera a tutti, è veramente un onore parlare di questo libro. È un, in realtà è l'esordio di Melissa, poiché è un libro che è stato scritto precedentemente. È un libro estremamente maturo ed introspettivo, che riesce a trattare tantissime tematiche importanti e profonde. La lettura di questo libro è stata molto intensa. Iniziare a leggere questo libro vuol dire non riuscire a smettere di leggerlo, quindi si arriva alla fine con così tante emozioni che bisogna a tratti anche fermarsi per riuscire a farle sedimentare. Quindi la prima cosa che voglio chiedere a Melissa, ho letto anche i suoi altri libri, è questa: è un'attrice giovanissima. Melissa è molto giovane, eppure tratta di tematiche estremamente adulte in tutti i suoi libri. In questo libro in particolare c'è un vero e proprio percorso di formazione e di crescita della protagonista Amber, anche se è comunque un romanzo corale rispetto ai suoi libri precedenti. Volevo chiedere proprio questo a Melissa: delle tematiche così intense, così pregne, in un'autrice così giovane, mi piacerebbe che ci raccontasse qualcosa in più di questo, di queste idee, di queste emozioni così forti e potenti. Grazie. Ascoltare, mi piace
incontrare persone che hanno avuto un percorso sorprendente per un motivo o per l'altro, che hanno superato determinate prove, e capire come hanno fatto a uscire da situazioni difficili. Quindi ascoltare mi piace più ancora che parlare, e ho costantemente idee che incontro e che appunto ascoltando le persone mi vengono in mente. Grazie. Sono libri di rinascita, i tuoi libri in generale trattano il tema della rinascita vera e propria, in particolar modo questo in Bucaneve c'è un discorso che secondo me va oltre altri libri, perché i protagonisti sono differenti, quindi non abbiamo come nei Quaderni botanici una sola protagonista, oppure nel Blu del cielo meno protagonisti, è un vero e proprio romanzo corale. Tutti loro in realtà è come se non cercassero l'amore, ma cercassero la famiglia, cercassero le radici. Tim, Amber, in realtà Amber con Philip cerca la famiglia, ma anche Tim cerca la famiglia, Rosalie, tutti loro, è come se ricercassero una seconda possibilità di avere delle radici. E questa è stata una cosa che io ho trovato molto bella, molto intensa, anche perché capita in protagonisti molto giovani, è un romanzo di formazione, però già così giovani necessitano comunque di avere delle nuove radici. Comme elle l'a dit tout à l'heure, Pianere, c'est le tout premier roman que j'ai écrit. Et donc, quand je l'ai écrit, j'avais une vingtaine d'années, entre 23 et 25 ans, je l'ai écrit. Et donc, je pense que j'étais aussi dans cette quête. Alors, j'ai une famille que j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, mais c'est une époque où on quitte le foyer, on part faire ses études ailleurs, dans une grande ville où on ne connaît personne. Et c'est un âge où on s'interroge beaucoup sur qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est le bonheur, est-ce qu'on doit, pour grandir, se détacher de sa famille, rompre le lien, est-ce qu'on doit... c'était toutes des questions qui tournaient autour de moi. Et à cette époque, pour moi, être heureux et trouver sa place, c'était forcément être dans le groupe. C'est quelque chose qu'on a beaucoup quand on est jeune, ce besoin d'appartenir à un groupe, à une communauté. On se sent peut-être pas suffisamment sûr de soi pour être soi-même seul et indépendant. Et donc, c'est comme ça que j'explique vraiment cette thématique de voilà, se recréer une famille en dehors de sa famille, un cocon en dehors de son cocon familial. Parce que pour moi, à l'époque de l'écriture de ce roman, encore une fois, c'était indispensable d'être entouré et de faire partie d'un groupe très soudé pour grandir. Et puis après, les deux romans suivants, Tourbeux du ciel et Le cahier botanique de Madame Lucie, je les ai écrits quelques années plus tard, donc j'étais aussi dans une autre vision de la vie, j'avais pris confiance en moi. Et donc là, on a des personnages qui ont moins besoin des autres, qui sont aussi capables d'être dans une forme de solitude, de méditation, de se confronter un petit peu seul à la vie. Et c'est très frappant dans les cahiers botaniques de Madame Lucie que j'ai écrit à la trentaine. Et donc là, mon personnage Amande est suffisamment mature pour s'en sortir seul. Finalement, quand on lit mes romans, c'est un petit peu un parcours que j'ai fait aussi dans la vie, d'être capable de se confronter seule aux événements. Come dicevi, Bucaneve è il primo romanzo in assoluto che io ho scritto, che ho scritto quando avevo circa 23-25 anni, io mi trovavo in quel momento ad affrontare una ricerca simile a quella che affrontavo. Io ho un ottimo rapporto con la mia famiglia, ma quelli sono proprio gli anni in cui si lascia appunto la casa di famiglia per magari andare a studiare fuori casa, e le domande che ci si pone riguardano l'amore, riguardano la felicità, riguardano la necessità o meno di spezzare i legami familiari per poter crescere e andare avanti nella vita. E all'epoca, in quegli anni,
L'idea di felicità è anche molto associata all'idea di gruppo, di comunità, di amici. È una cosa tipica della gioventù, forse si è ancora troppo insicuri in quegli anni per ritenere di potersi costruire una felicità in modo del tutto autonomo e indipendente. Ed è per questo che questo racconto avviene all'interno di una cerchia di amici e di persone che permettono ai personaggi di crescere. Poi andando avanti, sia in Tutto il più del cielo che nei Quaderni botanici di Madame Lucy, la mia visione è cambiata, è diventata un po' diversa, i personaggi hanno meno bisogno degli altri e iniziano a pensare di poter affrontare e confrontarsi con le problematiche della vita anche in modo autonomo, iniziano a pensare di poter convivere con le loro solitudini. I Quaderni botanici, per esempio, l'ho scritto intorno ai 30 anni e Amond sa di potersela cavare da solo. E effettivamente, leggendo i miei romanzi, forse si riesce anche a ricostruire proprio il percorso che ho fatto io nella vita in questi ultimi anni. Una cosa, a parte il fatto che non ho dato un accenno di dramma e lo volevo fare per chi non ha ancora letto il libro, Ambra è una giovane che è in un momento estremamente complicato della sua vita ed è l'amante di un uomo molto più adulto di lei, che prende per loro un appartamento, lei si ritrova praticamente ad essere l'amante di questo uomo molto più adulto e si trova soffocata da questa relazione, non riesce ad uscirne al punto che tenta il suicidio, quindi è una tematica molto forte. E a quel punto Philip, che è l'uomo con il quale lei aveva una relazione, praticamente riesce a farla andare sulle Alpi francesi in uno chalet, dove lì conosce altri ragazzi che come lei hanno questo punto in comune, il fatto di non avere punti di riferimento se non se stessi e i ragazzi che hanno intorno. Anche la storia di Ambre e di Philippe, come tutte le altre storie, mi ha fatto pensare al fatto che l'autrice riesca a cogliere sempre le sfumature così sottili grazie alle quali anche Philip non sembra mostruoso, nessuno è realmente mostruoso, è come se tutti noi avessimo delle parti di ombra e di luce e grazie alle persone che abbiamo intorno riusciamo appunto a tirare fuori il meglio di noi e quindi questi ragazzi si ritrovano ognuno con il proprio fardello, ma nessuno è esente da colpa, da responsabilità, nel senso che nessuno è completamente incontaminato, il senso è questo, mi è piaciuto molto questo concetto, che non è buonista, è realistico piuttosto direi. Oui, c'est quelque chose auquel je tiens énormément, être dans la nuance. J'aime pas quand c'est manichéen, quand on a les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, l'agresseur et la victime, parce que c'est jamais totalement noir ou blanc dans la vie. Et moi j'aime décortiquer ça, les ressorts humains, ce qui fait qu'une personne qui s'est comportée très très mal s'est comportée de cette façon. Philippe, c'était très simple de le peindre comme une horrible personne, cet homme infidèle, ce mauvais père de famille, qui profite sexuellement de cette jeune fille. En fait, il n'est pas... Enfin, il l'est d'un certain côté, mais il essaye de l'aider, en fait. À partir du moment où il la rencontre très jeune dans ce bar, on voit que c'est elle qui la guiche, c'est elle qui le pousse à cette liaison. Donc elle a aussi ses torts. Et à la base, s'il entame cette relation avec elle, il se place de façon très paternaliste pour essayer de l'aider. Et donc en fait, voilà, l'un et l'autre ont leur tort dans cette relation, et c'est le cas pour tous mes personnages, tous ces saisonniers qui sont dans cet hôtel-restaurant pour une raison ou une autre. Aucun n'est victime de son passé, chacun a agi peut-être pas toujours de la bonne façon. Les torts sont partagés par tous, et c'est quelque chose, moi, que j'aime dans l'humain, c'est voilà, toutes nos facettes, toutes nos nuances, on est capable du pire comme du meilleur à chacun moment de nos vies. Sì, è un aspetto al quale tengo moltissimo, questo di riuscire a rendere le sfumature dei personaggi. Non mi piace
la divisione manicheista in bravi e cattivi, in diciamo colpevoli e innocenti o nell'aggressore e la vittima, perché non esiste il mondo diviso in, fra bianco e nero, ed è proprio questo che mi piace andare a esplorare, a vivisezionare questi aspetti del comportamento umano. Parlando di Philippe, appunto, sarebbe stato facile descriverlo come un personaggio molto negativo, come un cattivo padre di famiglia, un cattivo marito che si approfitta anche di questa giovane ragazza. In realtà non è così, o meglio, lo è, ma ci sono anche degli aspetti positivi. Lui tenta comunque di aiutare Homme e, se ci pensiamo, all'inizio, quando si incontrano in questo bar, è lei a tentare in tutti i modi di sedurlo, e quindi il fatto che lui inizi questa relazione con lei determina poi anche il fatto che avrà un atteggiamento anche di paternalismo nei suoi confronti, ma anche per cercare di aiutarla. Entrambi hanno quindi una parte di colpa nell'evoluzione della loro storia, e questo è vero di tutti i personaggi che si ritroveranno in questo hotel. Hanno tutti una piccola parte di colpa o di merito, e le colpe sono sempre molto divise e molto, appunto, sfaccettate. Sono le sfaccettature dell'animo umano, in cui tutti noi siamo in fondo capaci di dare il meglio o il peggio di noi stessi a seconda delle circostanze che la vita ci offre. Si parla tantissimo di dolore. Una cosa sulla quale riflettevo è il fatto che Humbre ha con la sua famiglia un rapporto estremamente conflittuale. In realtà, andando avanti nella lettura, mi sono resa conto che il problema principale di Humbre e dei suoi genitori è l'assenza di dialogo. Di per sé non è una cosa gravissima, nel senso, sono cresciuta con moltissime famiglie intorno che non parlano, il dialogo è sempre molto complicato, tuttora in ogni famiglia è estremamente complicato, però per Humbre è talmente complicato da creare una sorta di spartiacque, e quindi da dire: ok, io non posso essere vostra figlia, ma qual è il problema? Il dialogo. E questa è una cosa che mi ha fatto riflettere tanto, perché ci sono tantissime disfunzionalità familiari gravissime. Il dialogo spesso è sottovalutato, quanti danni può fare la sua assenza totale all'interno di una famiglia, il non parlare. Oui, c'est une thématique qui m'a beaucoup frappée quand j'étais adolescente. Moi, je viens d'une famille où, avec ma mère, on parle de tout, d'absolument tout, on dialogue énormément. Et en fait, en parlant avec mes amis, je me suis rendu compte qu'il y avait des familles dans lesquelles on ne se racontait rien, ou en tout cas rien d'important. Voilà, comment s'est passée l'école, quelles notes tu as eues, et c'est tout. Rien d'intime, rien sur tous les tourments qu'on peut connaître à l'adolescence. Et je me suis dit, waouh, mais comment font mes amis pour se construire dans ce silence? Parce que le silence, c'est un petit peu la solitude. Quand on ne peut pas parler, quand on ne peut pas s'ouvrir autour de soi, on garde tout en soi. Et ça bouillonne, et ça peut être très douloureux, cette solitude qu'on n'a pas choisie finalement. Et donc, je trouvais que c'était un thème très intéressant à traiter dans un roman. On le voit assez peu souvent dans les romans, en effet. Sì, è un punto questo che mi colpita molto negli anni dell'adolescenza. Io ho un rapporto con mia mamma molto intenso, in gran parte fatto appunto di dialogo e di conversazioni in cui parliamo davvero di tutto. E confrontandomi invece con i miei amici e le mie amiche, ho visto che ci sono moltissime famiglie in cui non ci si racconta niente, in cui si condividono le informazioni su come è andata la scuola, come sono andati i voti, ma non c'è nessun dialogo, nessuna intimità, nessuna condivisione anche dei tormenti che possono affliggere un adolescente. E quindi mi chiedevo: ma come fanno queste mie amiche, questi amici, per costruirsi circondati da questo silenzio? Perché il silenzio
significa solitudine e può essere molto molto doloroso, e questo credo sia un tema molto interessante che effettivamente non si incontra molto spesso nella narrativa. Sono d'accordo, proprio per il fatto che spesso viene fortemente sottovalutato, l'assenza di parole viene sottovalutata. Poi un'altra cosa sulla quale riflettevo è il fatto che tutti i protagonisti hanno un grandissimo dolore. E cosa hanno, diciamo, ad un certo punto qual è la svolta? Il fatto che riescono a bucare, diciamo, il dolore dell'altro con delicatezza, in alcuni momenti, con non so, una sorta di ottundimento momentaneo, quindi comunque riescono a trovare uno spiraglio per arrivare all'altro, ma in una maniera molto delicata. Quindi anche la comunicazione che avviene tra di loro in alcuni momenti, quando comunque ci sono delle feste vicino, quando c'è una sorta di malinconia. Io l'ho definito nella mia recensione un libro sugli altri, perché in effetti secondo me è un libro che ci racconta sì di Amber, ma soprattutto di tutto il microcosmo che ne gravita intorno. Oui, oui, c'est totalement l'histoire des autres. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le titre en français. Le titre en italien est différent, mais le titre en français, c'est « Je revenais des autres ». C'est-à-dire qu'on peut revenir à la vie grâce aux autres quand on est soi-même son propre démon, son propre destructeur. Et c'est bien l'histoire d'Ambre qui, en réalité, se fait plus de mal elle-même que les autres ne lui font du mal. C'est son propre comportement qui l'anéantit. Et oui, je voulais absolument écrire un roman sur les autres, et on entre dans ce roman par Ambre, mais en fait, tous les autres personnages sont tout aussi importants qu'elle. Voilà. Sì, è assolutamente una storia che riguarda gli altri, e tra l'altro si capisce bene guardando il titolo francese. In italiano il titolo è stato cambiato, ma il titolo francese era Je revenais des autres, cioè tornavo dagli altri, e esprime appunto il fatto che è possibile una rinascita grazie agli altri, grazie alle persone che ci circondano, soprattutto quando tu sei, diciamo, il tuo stesso demone. Come nel caso di Ombre, in fondo è lei soprattutto che si fa male, molto più del male che le fanno gli altri. Quindi si entra in buca nera in questo romanzo attraverso il personaggio di Ombre, però tutti gli altri personaggi hanno assolutamente la stessa importanza. E ora sono tre i libri, sono tre per ora i libri. E qual è il tuo preferito? E quello, aspetta, so che è molto difficile perché sono come dei figli, però qual è quello che riesci a sentire più rappresentativo di te stessa? So che sono come figli i libri. È molto complicato rispondere, lo so. Alors j'ai l'habitude de répondre que j'ai absolument pas de livre préféré, parce qu'en effet, comme tu le dis si bien, un livre c'est comme un enfant. On le porte en soi pendant quelques mois, quelques années, et puis il y a tout ce processus d'accouchement pendant lequel on écrit, et puis on en est fier quoi qu'il arrive. Donc c'est une question assez compliquée. Après, Je revenais des autres, Canéré, a une saveur très particulière, symbolique très particulière, parce que c'est mon premier bébé. j'écris depuis l'âge de 7 ans, et jusqu'à mes 25 ans, j'écrivais uniquement des débuts de romans. J'étais incapable d'aller plus loin que 20 pages, 30 pages, 40 pages. Et Je revenais, du coup, c'était un petit peu un accomplissement. C'était la première fois que j'arrivais à aller au bout d'une intrigue, à aimer si fort des personnages que je les faisais cheminer jusqu'au bout. Donc j'ai un attachement assez particulier à ce roman qui est mon tout premier bébé. Et puis après j'ai un lien très très fort avec un autre de mes romans, mais qui n'est pas encore sorti en Italie, La Doublure, donc qui est un roman beaucoup plus noir, parce qu'il m'a demandé de sortir, d'aller explorer ma facette vraiment plus sombre. Mais toutes mes pulsions les plus noires, et donc c'était pas un exercice facile,
parce que je parle de sexe, je parle de drogue, je parle de sujets qui sont assez tabous, et c'était pas facile de sortir ce livre en se disant, voilà, ma famille va le lire, ma grand-mère va le lire, il va peut-être choquer des personnes, donc j'ai aussi un lien très particulier avec celui-là, et voilà, je les aime tous. Sì, in effetti rispondo sempre proprio così, che non ho un libro preferito perché, come dici, è assolutamente vero, sono proprio tutti come i tuoi figli, sono creature che portiamo dentro di noi per mesi e qualche volta anni, poi c'è questa lunga fase del parto e l'ultima similitudine è che sono creature di cui siamo orgogliosi qualunque cosa accada. Ed è quindi una domanda molto, molto difficile. Buca Neve ha però un valore simbolico molto importante perché è il mio primo figlio. Io ho iniziato a scrivere all'età di 7 anni e fino ai 25 anni non ho mai portato a termine un romanzo. Ho scritto un numero incalcolabile di incipit, arrivavo a una trentina, quarantina di pagine per poi passare al progetto successivo. Buca Neve è la prima volta in cui sono riuscita a portare a termine tutta la trama, tutta la storia e ad affezionarmi ai personaggi al punto di volere e desiderare arrivare in fondo con la loro storia. E quindi ho nei confronti di Buca Neve un attaccamento proprio particolare. C'è un altro libro che non è ancora uscito in Italia, a cui sono molto affezionata, si intitola La Doublure, è il titolo francese, e questo romanzo sono andata ad esplorare le mie pulsioni più oscure ed è quindi stato un esercizio piuttosto difficile, affronto tematiche come quella del sesso, della droga, argomenti tabù ed è stato anche complicato pensare che è un libro che avrebbe letto la mia famiglia, che avrebbe letto mia nonna e che poteva scioccare e sconvolgere. E quindi anche per questo libro un attaccamento particolare, anche se ribadisco che li amo tutti. Grazie. Diciamo che effettivamente tu comunque non sei esente dalle tematiche scomode, racconti anche Ambra attraversa un momento estremamente buio in cui fa uso di droga e tenta addirittura il suicidio, quindi sono delle tematiche molto forti. Mi ha colpito il fatto che tu abbia detto che hai scritto tantissimi incipit prima di arrivare a Buca Neve, ma quando sei arrivata a Buca Neve sei andata avanti. Qual è stato l'elemento che ti ha spinto ad andare avanti rispetto ai numerosissimi incipit precedenti? Et bien justement, c'est le fait que dans Buca Neve, il y a toute une gamme de personnages. Parce que jusqu'à présent, j'écrivais en suivant un personnage principal, sa thématique, sa problématique, son cheminement. Et je me suis toujours pas menacée d'être centrée uniquement sur mon personnage. Voilà, je m'ennuyais, je tournais en rond et je me lassais. Et donc, quand j'ai démarré Buca Neve, j'avais juste terminé mes études, donc j'avais une petite période de quelques mois pendant lesquelles on cherche du travail, on ne trouve pas. Mais du coup, on a l'esprit un petit peu libre, on a du temps devant soi. Et je me suis dit, bon, il serait peut-être temps d'aller au bout d'une histoire cette fois. Comment je peux faire? Et là, tout de suite, la solution qui m'est apparue, c'était de ne pas me centrer sur un personnage, mais d'offrir une belle galerie de plusieurs personnages où chacun aurait son passé, ses démons, son cheminement à faire. Et de cette façon, si je commençais à me lasser un petit peu d'un personnage, il suffisait de mettre mon petit coup de projecteur sur un autre personnage. Et c'est comme ça que s'est construit ce roman en chorale à plusieurs fois. Et ça a fonctionné a priori. E il fatto che in Buca Neve appunto è una galleria di personaggi quella che è rappresentata nel romanzo. Fino ad allora mi ero sempre concentrata su un unico personaggio, sulle sue tematiche, le sue problematiche, il percorso di questo singolo personaggio. E quindi alla fine arrivavo sempre un po' ad annoiarmi, tutta concentrata su quest'unica persona. Mi sembrava insomma un po' di non andare avanti. E mi sono poi, nel periodo in cui ho finito di studiare, cioè quella fase un po' intermedia in cui si ha un po' di tempo, intanto che si inizia a cercare lavoro, e a quel punto mi sono detto, beh, insomma, adesso è veramente ora di
scrivere un libro e arrivare fino in fondo. Chiedendomi come fare, ho capito che quello era proprio il nodo, il fatto di non incentrare tutto su un unico personaggio, ma invece di mettere in scena tutta una galleria, fare in modo che ognuno di questi personaggi avesse un proprio passato, dei propri demoni, di modo che qualora mi fossi annoiata nel raccontare un personaggio avrei potuto spostare il fascio di luce su un altro personaggio e concentrarmi su quello, e questo è quello che ha reso Bucanello un romanzo corale e che a quanto pare ha funzionato. È un libro che comunque ha delle componenti fortemente nostalgiche al proprio interno. Ci sono, quando si parla delle feste, delle festività natalizie, lontani da questi ragazzi sono lontani dalla propria famiglia, hanno un grandissimo dolore, che poi ovviamente leggendo da adulto il libro, il lettore si chiede magari sarebbe possibile fare un passo, però questi ragazzi giustamente nel momento in cui vivono quel momento pieni di dolore e pieni di nostalgia, il passo non lo fanno. Volevo ricollegarmi ad una citazione che è del libro precedente, però del Tutto il Buio del Cielo, in cui dice: il momento presente ha un vantaggio sugli altri, ci appartiene, però ci affanniamo tanto ad andare avanti e ad andare indietro. Perché nonostante ci sia questa consapevolezza del dono che abbiamo, che è il presente, come appunto dici nel Tutto il Blu del Cielo, però tutti i tuoi protagonisti, come poi tutte le persone del mondo, continuano ad affannarsi moltissimo nel guardare avanti e nel guardare indietro, quando in realtà il dono più prezioso sarebbe proprio quello del qui ed ora. Eh bien, je pense qu'on est des humains, on est un petit peu faibles, on a nos défauts et on ne peut pas s'empêcher de regarder en arrière. Et puis, dans le cas de ces personnages-là, ils sont à un âge où ils sont plus vraiment ados, ils sont au début de l'âge adulte, mais mine de rien, ils sont, même s'ils le réfutent, même s'ils rejettent leur famille, ils sont encore énormément dans l'enfance. En tout cas, ils ont toujours un pied dans l'enfance. Et je pense que quand on doit aller de l'avant et vraiment, quand on veut vraiment profiter du présent, il faut quand même qu'il y ait une partie de notre passé qui soit résolue, ou en tout cas qu'on soit en paix avec une partie de notre passé. Et finalement, c'est ce qui fonctionne pour Tim et Ambre, en fait. Chacun va, à un moment donné, revenir à son enfance, dans sa chambre d'enfant, pour le cas d'Ambre. Tim va l'accompagner, ils vont ressortir ses coffres de jouets d'époque, elle va recommencer à parler avec ses parents. Pour le cas de Tim, il va faire la paix avec son frère, avec en tout cas une partie de sa famille. Et on voit que pour être pleinement heureux dans le présent et pour se projeter dans l'avenir, ils ont besoin de résoudre quelques petites choses de leur passé. Et je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est parfois dans cet entre-deux, entre présent et passé. Ma perché siamo esseri umani, perché abbiamo le nostre debolezze, abbiamo i nostri difetti, forse non riusciamo a fare le cose diversamente da così. E nel caso di questi personaggi che non sono più del tutto adolescenti e che stanno iniziando ad affacciarsi all'età adulta, sono in un momento in cui rifiutano appunto la famiglia, l'origine, i legami familiari, pur avendo ancora un piede molto intrappolato, comunque essendo ancora ancorati all'infanzia. E credo che se si vuole andare avanti sia necessario avere risolto alcuni nodi o i nodi principali del passato, quantomeno averli affrontati, e alla fine è esattamente quello che succede sia con Otto che con Tim. Ognuno in qualche modo fa questo passo indietro, torna nella sua infanzia. Nel caso di Ong, vanno insieme a casa, lei ritorna nella sua stanza, tira fuori i suoi giochi, inizia a parlare di nuovo con i suoi genitori. Tim, dal canto suo, farà pace con suo fratello, con una parte della sua famiglia. Credo che se ci si vuole proiettare in avanti sia davvero necessario sciogliere alcune cose del passato, e credo che questo
valga per tutti, ed è il motivo per cui qualche volta ci troviamo proprio, diciamo, intrappolati tra il passato e il futuro. Quindi tornano indietro per poi andare avanti, però non lo fanno da soli, infatti entrambi hanno l'appoggio l'uno dell'altra. Poi un'altra cosa molto particolare, carina, simpatica, all'interno del libro, la dice Rosalie, parla della nascita dell'amore. Questa è stata la domanda che poi ho posto alla mia community quando ho raccontato il tuo libro. Rosalie dice che nel momento in cui un amore nasce si può basare su... poi tra l'altro c'è una teoria che tu citi, su tre componenti: o l'amore erotico, o l'amore ludico, o l'amore basato sull'amicizia, ovvero senza follia e senza frenesia, lei lo definisce. Volevo sapere come te l'hai venuta in mente questa cosa, se c'è una teoria che effettivamente l'ho trovata molto simpatica, e l'ho chiesto alla mia community cosa pensassero di questa teoria sull'amore, sulla nascita dell'amore. Alors, ben, je ne connaissais pas du tout cette théorie, moi non plus, avant l'écriture du roman. Quand j'étais dans l'écriture du roman, j'avais cette idée d'opposer l'amour qu'avait connu Ambre avec Philippe, et qui pour moi n'était pas vraiment d'amour, c'était plutôt une espèce de passion explosive, très très forte, mais finalement qui n'était pas basée sur l'amour de l'autre, mais juste sur l'amour des émotions fortes que cela procurait d'être ensemble. Donc je voulais opposer cet amour-là à un amour plus pur, plus enfantin, qui naît dans la lenteur et qui était un petit peu cet amour que Ambre va connaître avec Tim. Et surtout, je voulais qu'elle cesse d'avoir peur des hommes, d'être méfiante avec les hommes, parce qu'elle avait connu beaucoup d'hommes, comme Philippe, qui ne la traitaient pas forcément très très bien. Et je me disais, si elle s'ouvre de nouveau à un homme, il faudra que ce soit un homme de qui elle ne se méfie pas. Donc Tim était un personnage parfait puisque Tim aime les hommes et donc avec lui elle était sans filtre, absolument sans barrière, elle était dans la transparence la plus pure comme une enfant. Et donc voilà, j'avais ces deux visions de l'amour qui s'opposaient et puis en écrivant le roman j'avais envie que Rosalie leur passe une petite leçon puisque elle est l'adulte et donc elle a un petit peu ce rôle de maman qui fait des leçons. Et donc je sais pas comment j'en suis venue à faire des recherches internet et à tomber sur ce livre qui existe vraiment et cette théorie des trois formes d'amour, donc qui sont trois formes d'amour primaire mais qui peuvent tout à fait se mélanger entre elles pour donner d'autres formes d'amour, de mélange d'amour. Après personnellement je suis plutôt de l'avis de Tim en fait. Il n'y a pas de forme d'amour, ou en tout cas il en existe des milliards absolument toutes différentes. Et c'est à chacun d'inventer sa propre forme d'amour, quoi. Je pense pas qu'il existe une classification, mais ça me faisait rire de le mettre dans le roman. Sono curiosissima della risposta. Ma nemmeno io conoscevo questa teoria prima di scrivere il romanzo. Quello che sapevo appunto accingendomi a scrivere era che volevo rappresentare due idee opposte dell'amore, quindi da un lato l'amore che lega Ombra a Philippe e che in realtà è quindi una passione molto forte, molto esplosiva, ma in realtà appunto si rivela non essere tanto una forma d'amore quanto una forma di amore per le emozioni forti che questa relazione li fa provare, e quindi questa è questa prima tipologia, e poi invece una forma di amore più puro, più lento, che poi è quello che si realizza nel rapporto fra Ombre e Tim. E soprattutto volevo anche che Ombre si trovasse in una situazione in cui non aveva più paura, perché storie come quella che ha vissuto con Philippe le erano già capitate in passato, e quindi sapevo che si sarebbe potuta aprire soltanto con un uomo nei confronti dei quali non avesse nutrito alcun sospetto, un uomo di cui non diffidava. E Tim era perfetto perché, visto che a Tim piacciono gli uomini, era la situazione perfetta per comportarsi nel modo più trasparente possibile, davvero con la purezza dell'infanzia. E quindi erano queste le due idee opposte dell'amore che volevo rappresentare. L'altra cosa che mi era chiara è che volevo che Rosalie,
quanto figura di mamma adulta, facesse a un certo punto una sorta di lezioncina sull'amore agli altri protagonisti. Ho iniziato quindi a fare delle ricerche e sono capitata su questa teoria di questo libro che esiste davvero sulle tre forme di amore elementare che poi possono fondersi anche e confondersi fra di loro per dar vita a tantissime forme d'amore diverso. Io in realtà sono d'accordo con Tim e credo che non esistano dei modelli con i quali, ai quali rifarsi, credo che esistano miliardi di forme d'amore diverso e che ognuno abbia la sua, però confesso di essermi molto divertita a raccontarlo. Infatti è stato anche molto divertente leggerlo, ma si chiama effettivamente I colori dell'amore o è stato un qualcosa che hai chiamato tu così? Sì, la teoria I colori dell'amore. E prima hai raccontato di esserti formata a livello letterario con degli autori piuttosto intensi, piuttosto importanti e che trattavano tematiche potenti. Ci vuoi raccontare di com'è stata la tua formazione come lettrice innanzitutto, prima di diventare un'autrice? Dell'altro, perché ad un certo punto tu dici è difficile pensare di avere bisogno degli altri perché poi non riusciamo più a fare a meno di loro.
Io credo che nel momento in cui accettiamo questa possibilità, ovvero che le nostre vite siano fortemente interconnesse con gli altri, che forse tutto sommato davvero noi possiamo dare alla luce noi stessi solo grazie agli altri, a quel punto c'è la vera evoluzione. De quoi
Allora, buone notizie per le persone che hanno letto e amato Bucaneve. Il prossimo libro che uscirà è il seguito di Bucaneve, che può essere letto indipendentemente da Bucaneve, perché appunto non è necessario averlo letto prima, ma ci sono gli stessi personaggi. Alla fine di Bucaneve tutti si salutano sul binario di una stazione facendosi certe promesse, e 5 anni dopo scopriamo che niente è andato come previsto, che queste promesse sono tutte saltate. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un dramma, un romanzo molto intenso che riguarda ancora una volta la relazione con gli altri e il fatto di aiutarsi vicendevolmente. C'è poi un romanzo che è già uscito in Francia, di cui parlavo prima, che è La Doublure, e che uscirà a breve, e in Francia ho appena pubblicato il mio sesto romanzo, per questo ci vorrà ancora un pochino prima che arrivi in Italia, e in questo caso porterò lettrici e lettori dall'altra parte del pianeta, cioè in Nuova Zelanda, e quindi non vi dovete preoccupare perché ci sarà ancora parecchio da leggere. Che bello, non vediamo l'ora, vi ringraziamo. Grazie per essere allo staff, Barbara Alessa e al Santa Corina. Adesso tutti a cucinare per firmare il ricordo di Bucaneve e il sole. Grazie a tutti. Grazie, grazie.